Cari amici di City Report, benvenuti ad un'altra questione molto pungente, come l'odore che sentiamo adesso e vedrete dalle immagini di Paolo Rusconi. Sono con Frank Diamond, sono nel municipio 5 in via Midani. Quella situazione di immobili che sapete che da anni visitiamo, ma che qualche tempo fa degli importanti esponenti politici ci hanno detto che erano d'accordo con importanti esponenti politici privati per creare un nuovo quartiere, una riqualificazione. Se ci seguite, vedrete che non è proprio così. Andiamo. Ed eccoci, proseguire, siamo in via Midani, municipio 5, siamo a Milano, eh? Non siamo in qualche tendopoli strana, in qualche paese strano. Scarpe, zaini, valigie, coperte, scusate, ops, grazie sempre al nostro amico Paolo Rusconi che ci segue, coraggioso e valido cameraman. E fa parte della riqualificazione? Ma comunque c'è queste cose qui. Ma vi faccio un discorso intanto che vedete le immagini. Per chi volesse mettere in discussione che magari noi andiamo a cercare il pelo nell'uovo, beh, io farei, caro Paolo, seguimi direttamente, così entriamo diretti come state vedendo voi, senza tagli, perché poi mi dite che sennò magari qualche malalingua dice che c'è qualcosa che non è così. Guardate qui, vi ricordate già le immagini delle altre volte cosa abbiamo trovato, no? Ma si è evoluta, è più sofisticata adesso. Giro così per agevolare il cameraman e voilà, partiamo con la prima. Bene, come potete vedere è un rifugio al coperto all'interno di questa proprietà più tranquilla, dove la rete è stata tagliata, dove c'è materassi, coperte, eccetera. Frank, vuoi fare un giro sotto e descriverci cosa c'è? Dai. Volentieri. Volentieri forse direi troppo. È a scopo sociale questo. Già. Prova a aprire per caso una di quelle buste che vedi verdi, vediamo cosa c'è dentro. Guarda, andrei più sulla seconda io, perché la seconda è più interessante perché è più... Quella lì in fondo, sì. Pieno di vestiti, di materassi, sempre altri materassi. Troviamo sempre divani, mezzi distrutti. Qua possiamo vedere. E altri materassi, sempre a due a tre insieme. Questo è proprio un accampamento. Qua troviamo anche dei tappeti, qua sotto. Non ti voglio rubare il microfono, ma voglio dire, ragazzo coraggioso, canta delle belle canzoni, seguitelo, perché se continua a venire fuori con noi, se non gli fate vendere i dischi, mi sa che finisce male. Comunque, continuando a seguire questa situazione, quando eravamo stati qui qualche tempo fa, andate a vedere il filmato, non vi dico credetemi sulla parola, andate a vedere il filmato, questa cosa che vedrete era chiusa. Guardate invece adesso con la ristrutturazione, gradino, graticola, e cosa c'è dentro? Un bel pernotto.
Eccoci ragazzi, faticosamente perché la mia stazza è abbastanza importante, siamo riusciti a entrare dentro e questo che potete vedere è uno dei pernotti in via Midani. Come vedete c'è da mangiare, ci sono i tappeti, c'è da bere, ci sono le torce, ma vorrei un commento da Frank, perché Frank è un ragazzo giovane che ci sta seguendo da un po' di tempo, però è le prime volte che si inserisce in questi contesti così pesanti, per cui vorrei sapere la sua opinione anche da giovane, no, su quello che sta avvenendo oggi. Qui c'è in corso una ristrutturazione, una riqualificazione del quartiere. Sì, secondo me con questa entrata siamo riusciti a toccare un altro scalino ancora più basso, perché questo è proprio una cantina. È assurdo il modo in cui vivono qua dentro. Certe volte non viene neanche da immaginarselo. Qua c'è anche da mangiare. Eh sì, lì ci sono anche le pentole, vuol dire che preparano anche del cibo qua. E purtroppo non c'è solo quello, guardate dove fanno... Ci sono anche delle pentole, come stava dicendo lui, diversi attrezzi, ma soprattutto c'è il tappeto dove dormire, un altro tappeto dove mettere un altro materasso, far dormire qualcuno, ma guardate questa gente dove espleta le sue funzioni fisiche. A due passi da dove mangia. Cioè ragazzi, è una cosa veramente schifosa che io credo di non aver mai visto se non in altri luoghi del genere, perché la civiltà è molto lontana da queste cose. Ero contento di non averlo notato. Purtroppo dobbiamo notare tutto, come notiamo i pantaloni appesi sul passaggio appunto dei cavi elettrici ad asciugare. E direi che possiamo anche uscire. Vi abbiamo documentato sulla situazione, però usciamo perché puzza veramente in maniera eccessiva. Stiamo proseguendo, avete visto delle persone che passano, ma non è finita con quei sotterranei e quello che avete visto adesso. Guardate cosa c'è ancora. Passo qui sull'angolino così per lasciare a Paolo la possibilità di riprendere. Guardate qui. Da quello che vediamo, insomma, la presenza è massiccia e il numero dei giacili ce lo conferma. Partiamo da qui, vediamo cosa c'è qua sotto che l'hanno coperto. Occhiali, medicinali, magnesio. Va bene, abbiamo visto. Guarda lì Paolo, anche lì nell'angolo. È tutto attrezzato per ospitare delle persone. Andando ancora avanti, qui guardate, letti. Giacigli, pernotti, giubbotti, mettiamoli a posto, questa è una borsa,
bicchieri? Perché qui si vive qua dentro, non è che ci si viene solo a passare una giornata. Andiamo avanti, vediamo se troviamo qualcos'altro ancora. Oh, perbacco. Questo mi mancava, forse perché non ho i capelli, io, come potete vedere, però c'è anche un phon. Incredibile. In questi posti, dei guanti, altre gomme, attrezzature che servono per il pernotto. E poi ci sono, Paolo, seguimi, questi due grandi sacchi qui che sinceramente non ho ancora capito cosa servono. Un attimo che ve lo diciamo. Frank, mi puoi aprire i sacchi, per favore? Mettilo anche in tasca, se vuoi. Sì. Te lo tengo io, dai. Grazie. Vai. Sono legati. Sono anche legati, eh? Ah, però, no, chiudi. Feci, bottiglie, schifezze varie. E andiamo a vedere dove siamo entrati l'ultima volta, dove poi è venuta la polizia a fare il famoso blitz. Beh, quanto ci sembra è stata, tra virgolette, messa in sicurezza. C'è un lucchetto, non sappiamo se il lucchetto l'ha messo la polizia, la proprietà o chi per sé, però in questo momento non si può entrare. Diamo un'occhiata sotto, guarda qua sotto, altri giacigli, altre bottiglie. Siamo entrati, purtroppo abbiamo trovato delle persone qui sotto, anche poco tolleranti, comunque ci sono, adesso vedrete tutto quanto. Lo spazio è tutto meno che abbandonato e adesso Paolo vi farà vedere le immagini di quello che c'è, il degrado di questo Municipio 5. Vi ricordo che siamo a Milano, non siamo chissà dove. Se avete visto i precedenti servizi saprete che da qui l'ultima volta siamo entrati, adesso per fortuna questa parte è chiusa.
e stiamo continuando il nostro sopralluogo, avete già visto quello che c'è e continua a stupirci questo posto, vi ricordo Midani, Ripamonti, qui c'è anche la bretella Ferrari. Ecco, quello che vedete uscire adesso è un mezzo del NUIR, il Nucleo di Intervento Rapido, riprendili pure, del Comune di Milano, che ha sede qui a fianco a tutti questi stabili abbandonati. E secondo voi, essendo qui a fianco alla questione degli stabili abbandonati, la situazione è più sicura? Vi ricordo che siamo sempre nel solito posto. Frank, con calma, adesso fai vedere a Paolo gli ingressi alternativi a questa struttura. Entra pure. Ok, beh, come avete potuto vedere già uno è entrato, per cui non è che stiamo parlando di situazioni che non si conoscono. Tra l'altro all'interno troviamo un sacco di persone, facciamo l'ultimo giro e poi vi lasciamo in pace, nel senso che ormai sapete come funziona la questione. Chiedete ai vostri consiglieri, ai vostri rappresentanti eletti, alle persone che conoscete, se va bene una situazione così a Milano. E anche da questa parte possiamo notare che hanno cercato di aprire un'altra finestra. Troviamo anche dei sacchi, come li abbiamo visti prima, e in più possiamo notare una valigia, un trolley abbandonato. Troviamo un trolley molto grande, in buone condizioni, una porta antincendio, come vedete, è stata scardinata. Questo è un segnale. Gli agenti incaricati della polizia, gli investigativi, sanno cosa vuol dire, ma non è che gliene portiamo solamente una, gliene portiamo anche una seconda. Guardate qua, anche questa ha avuto un tentativo di scardinamento, poi dietro è murata e lasciamo al nostro cameraman molto coraggioso fare un giro qui dentro e proseguiamo a vedere cosa succede. E qui siamo in una delle scale interne passate il cancello, come potete vedere c'è un bel pernotto fatto di diversi vestiti. Mi apri questa qua per favore? Adesso il nostro Frank ci sta aprendo. Tira fuori, cosa c'è dentro? Scarpe. Da uomo e anche da donna? Ah, però. Uomini e donne che vivono qui in questo sottoscala di questo palazzo abbandonato a fianco al NUIR del Comune di Milano. D'altronde, grazie Paolo, fai una fatica immensa con noi. Abbiamo visto anche che ci abbiamo addirittura degli slip, delle mutande sexy appese qui sull'antincendio. Diamo un'ultima occhiata qui, vediamo che ci aspetta. Bene, finiamo qui il nostro tour con un'altra immondizia. Fortunatamente la muratura di questo angolo del locale garage ha tenuto. Insieme a tutti questi divertenti murales abusivi fatti dai writer che il Comune di Milano paga, non credo questi, ma spero di no almeno. Direi che Frank, vieni. Possiamo salutare i nostri amici, questa volta vi salutiamo direttamente dall'interno di questa proprietà e come sempre ci auguriamo che qualcuno intervenga. Noi dobbiamo fare la segnalazione, noi la facciamo, siamo volontari, non ci paga nessuno, non abbiamo tessere di partito, vorrei ricordare, e soprattutto amiamo Milano. Frank, ti lascio tutta la chiusura a te, perché è giusto che la faccia tu, che sei nuovo a vedere queste cose. Dacci una tua idea, cosa si potrebbe fare qui e perché secondo te
c'è questa situazione. Non siamo lontanissimi dal centro di Milano, saranno 6-7 km. Io penso che ogni situazione che vedo con te è sempre peggio, addirittura vestiti da donna, lasciati lì, abbandonati. Veramente non c'è dignità, non c'è dignità. Bisognerebbe queste strutture riutilizzarle, invece si lasciano a persone che non si sa neanche chi siano. E quello è il vero problema. Sì, e il problema in secundis, secondo me, è che la colpa non è solamente di chi ha amministrato per le ultime due volte, quindi Pisapia e Sala. Questa è una situazione che è ancora degli anni 90. Quindi invece di cominciare voi politici a fare l'addebito delle colpe tra i vostri oppositori, cominciate a pensare che qui ci devono stare i milanesi e in questa situazione non ci possono stare, tutto il resto viene dopo. Con questa concludo, vi saluto, vi voglio un gran bene, ci vediamo nella puntata, se volete segnalarmi qualsiasi cosa avete la nostra mail, avete i nostri riferimenti e ringrazio Paolo Rusconi. Sempre lo ringrazio perché ne abbiamo pochi che possono fare il lavoro che fa lui, in queste condizioni soprattutto. E vi aspettiamo per la prossima puntata di City Report. Come sempre, se questa situazione non vi piace, vi sembra di avere qualcosa da dire, scrivete sulle nostre pagine o scrivete anche nelle pagine direttamente del comune, del municipio di riferimento che è il 5 o a chi volete voi. L'importante è che la risolviamo. Buon fine settimana. City Report. Usciamo molto comodamente, e beh, d'altronde qui ci sono anche le donne. Eccoci qua. E l'ultimo chiude la cancellata e non finisce qui. Andiamo avanti.